Quanti morti bisogna ancora contare prima che si intervenga sulla sicurezza della statale 85, la cosiddetta Vena Frana? Se lo chiedono molti automobilisti anche alla luce dell'ultimo tragico incidente in cui ha perso la vita un uomo di 72 anni. Un tratto di strada ad alto rischio incidenti, quello nella zona industriale di Roccaravindola, dove ormai sorgono diverse attività commerciali su entrambi i lati. Dovremmo essere un attimino più cauti noi, automobilisti, ma allo se stesso tempo dovrebbero essere anche le coloro che sono preposti a fare qualche cosa in modo che, che certe, cose, certe cose non si preoccupano più. Visto quello che succede, magari con qualche altro modo si potrebbe risolvere. Io penso che è molto pericolosa perché qua le macchine sfrecciano, i cammi corrono e, e, e ci stanno tutti questi sbocchi che non li vedono i sbocchi che ci stanno. Qua è una strada di passaggio purtroppo è pericolosissima. Rischiosissima e molto rischiosa. Non tutti rispettano quello che si deve rispettare, insomma. Speriamo che facciano qualcosa. Proprio qui, qui davanti, quando si deve imboccare su questa qui, le macchine non rispettano sempre chi da una parte chi da un'altra. Tanto vale fare le strisce, così uno non gira con la paura e con la paura mette a rischio anche la vita degli altri, ma sapendo di poterlo fare, lo fa in maniera più tranquilla e forse in maniera meno rischiosa. Rischiano anche perché se fossero canalizzati meglio gli imbocchi eh, la gente lo farebbe. Però sta quello che invece di fare un chilometro a zarda e poi succede quello che è successo pochi giorni fa. Intanto da quanto si apprende in loco sono mesi che gli imprenditori della zona si sarebbero offerti per realizzare gratuitamente una rotonda, ma il Comune non avrebbe dato risposta alcuna e non esisterebbe nessun progetto fattibile.